Il Museo della Vite e del Vino di Cigiano è stato intitolato a Carlo Starnazzi, professore, storico dell'arte, studioso di Leonardo da Vinci. Lui era uno che non si limitava a servire la scuola, l'amava anche, lui faceva veramente scuola, ai ragazzi gli dava veramente degli input al di sopra di quello che era il suo dovere scolastico. Nativo di Cigiano, questa è la casa dove ha vissuto fin da bambino e anche qui adesso c'è una targa che lo ricorda. L'idea della Proloco di Cigiano è stata subito sposata dall'amministrazione comunale di Civitella in Valdichiana. Presente al convegno e alla cerimonia il sindaco Andrea Tavarnesi, assieme al primo cittadino anche di Castel Focognano, nella frazione di Rassina, infatti, Starnazzi ha vissuto fino alla sua scomparsa nel 2007. Penso che sia importante andare a inaugurare questo luogo che poi sta a significare quelle che sono le nostre tradizioni, il vino, l'olio, andare poi a intitolarla a Carlo Starnazzi, che ha avuto le sue origini qua a Cigiano, penso che sia un segnale importante. È nato a Cigiano, ha vissuto a Cigiano per molti anni, ha continuato a frequentarlo, quindi è un cittadino illustre di Cigiano che ha fatto onore, molto onore a Cigiano, e vogliamo farlo conoscere anche alle generazioni future. Questo è il nostro scopo, dedicargli un luogo che è il luogo dove ha vissuto, perché anche le generazioni future si ricordino di questo grande studioso famoso nel mondo. Ci sono stati vari riconoscimenti, tra cui anche l'auditorium scolastico a Rassina, dove praticamente ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Certo, questa è particolarmente sentita perché siamo nel luogo dove è nato e dove è cresciuto, dove è rimasto fino all'età adulta con la sua famiglia, quindi è qui che si è formato, insomma, in gioventù. Fu Starnazzi ad avere il coraggio di approfondire l'origine del ponte sullo sfondo della Monna Lisa in seguito ad un'intuizione dell'amico e avvocato Cesare Mafucci. Secondo i suoi studi, avvalorati dai più importanti leonardisti, è ponteburiano. Ha corroborato questa intuizione con fior di studi scientifici, riscontri, eccetera, e fino al punto di convincere pienamente il più grande studioso del mondo di Leonardo, che era Carlo Petretti. Insignito della medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica come benemerito della cultura e dell'arte, nel 2003 viene convocato a Londra dal professor Martin Kemp, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Oxford, per partecipare come membro permanente della Commissione Mondiale degli Studi su Leonardo. Ora qualcuno pretende che il ponte sia il ponte romito della Terina, ma le argomentazioni, credetemi, che porta Carlo Starnazzi sono talmente potenti e scientificamente provate che non si possono smantellare. In ogni modo, se mi posso permettere, sabato prossimo alle 10:30 del mattino saremo con la Brigata degli Amici dei Monumenti a Ponte Buriano, dove ci sarà la conferenza dell'architetto Massimo Ricci, che è il massimo esperto non solo nazionale di tutela, restauro e controllo dei monumenti antichi, che dirà qualcosa di definitivo.